Da sempre contrario a paletti e condizionamenti preventivi, i tre coordinatori collaboreranno con lui. Credo che ci sarà una vera squadra, quella di cui Alfano ha parlato, che porterà avanti progetti, non soltanto progetti di legge, ma progetti politici, il modo per rilanciare il partito. Senta, il partito sembra non esserci più nel territorio, sono tante le regioni che lamentano uno scarso coordinamento. Adesso vi muoverete in questo senso? Questo è uno dei punti chiave della relazione del segretario. Onore al merito, alla capacità, a chi è eletto dai cittadini e quindi ha dimostrato di saper meritare, e certamente mai più investiture, come dire, o autoinvestiture che non hanno rappresentatività locale. Questo è stato qualcosa che ha talvolta offeso la dignità dei militanti e degli attivisti del nostro partito. Le parole di Alfano fanno giustizia di tutto questo. Ecco, però il segretario ha detto che avrebbe iniziato il suo giro per l'Italia dopo aver portato a casa due importanti leggi che ovviamente sembrano sempre quelle ad personam. No, ce la farà il vostro popolo ad aspettare queste due leggi? Le leggi di cui ha parlato sono due leggi quadro. Quando noi parliamo del codice antimafia è una legge che cambierà il quadro della lotta al crimine organizzato. Io credo che debba essere approvata in tempi rapidissimi ed è molto giusto da parte del segretario aver annunciato le dimissioni già ora, perché si dà il senso di una carica temporanea oggi, quella di guardasigilli, e di una permanente, quella del segretario. Ministro, si è parlato di una disputa tra lei e Romani sulla soppressione dell'ICE, come finirà? In realtà la disputa è finita nel modo più sensato, cioè un'intesa seria che porterà la rete internazionale sotto il coordinamento delle ambasciate, che già lo fanno di fatto, e che ovviamente condividerà con Romani le scelte di politica industriale. Gli ambasciatori non fanno scelte di politica industriale, le fa il Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi un testo condiviso che la Confindustria e il sistema imprenditoriale italiano molto molto richiedeva, e direi anche da molto tempo. È un po' l'idea che Berlusconi lanciò 10 anni fa di una diplomazia economica che oggi arriva a compimento. E la diplomazia saprà svolgere questo ruolo? La diplomazia lo fa già ora. Alle dipendenze del Ministero dell'Economia, dello Sviluppo Economico. Non sarà mai al dipendenze del Ministero dello Sviluppo, ma saranno ambasciatori che dipendono dal Ministero degli Esteri. Loro si avvarranno delle professionalità tecniche che al Ministero degli Esteri non ci sono, come ad esempio degli esperti di marketing. Ci sono già i dipendenti dell'ICE, la norma dice con grande chiarezza che quei dipendenti non diventano dipendenti della Farnesina, restano dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico, solo che lavorano in squadra con noi, questa è la differenza. Grazie. Buongiorno. Grazie.